2500 gli spettatori presenti oggi, questa sera, allo stadio Adriatico Giovanni Cordacchia. Nel Pescara il rientro di Drudi, Ferrari recuperato ma non è al top, comincia dalla panchina. Dunque l'unica novità rispetto al match pareggiato domenica scorsa con la Carrarese, con molta sofferenza, Drudi dall'inizio, mentre nel Gubbio non c'è Boulevardi, parte dalla panchina l'ex di turno, c'è Bonini come terzino sinistro, Malaccarimi torna a centrocampo, soprattutto davanti c'è Arena, eccolo qui il suo gran sinistro, bravissimo Sorrentino, che non si fa trovare, è impreparato, si distende, sventa, ma attenzione perché sugli sviluppi del calcio d'angolo sarà battuto da Cittadino, il regista della formazione ugubina. Qui si perde completamente l'avversario Pontisso, si tratta di Formiconi, un gol facile facile, grande malizia da parte, diciamo così, esperienza da parte di Formiconi, non tiene il contatto il centrocampista del Pescara, lo ammetterà anche a fine partita, è stato molto più astuto di lui Formiconi, il terzino destro della formazione umbra, che sblocca il punteggio. Siamo al minuto 12 nel corso del primo tempo, dunque il solito gol subito su palla inattiva, una costante di questo campionato. Il Pescara prova a reagire con Clemenza, che riceve da Zappella il suo tiro col destro, il piede a lui meno congeniale, riesce comunque ad impegnare il portiere Ghidotti, classe 2000, scuola fiorentina, uno dei migliori portieri del campionato di Serie C girone B, e infatti lo dimostra su questo sinistro a giro di Pompetti, che aveva ricevuto proprio da Clemenza il suo sinistro a piazzare, non si fa trovare in il portiere del Gubbio, il cross di Zappella smanaccia il portiere Ghidotti, e poi la clamorosa palla gol fallita, sprecata da Luca Clemenza, praticamente porta spalancata. Clemenza, che è stato il giocatore che ha castigato di più in questo campionato la formazione umbra con 3 gol sui 7 complessivi, qui ha sbagliato anche il Pescara, l'errore di Derisio, e cerca di approfittarne Dudu, bravissimo nella circostanza il portiere Sorrentino, e poi il tentativo dello stesso Derisio. Siamo al 31esimo minuto del corso del primo tempo, la palla termina alta seppur di poco sopra la traversa della porta difesa da Ghidotti, poi il calcio d'angolo, colpo di testa di Veroli, lasciato completamente solo all'altezza dell'area piccola, quasi dell'area piccola, all'altezza del secondo palo, non riesce ad inquadrare il bersaglio grosso, dunque altra grande opportunità per il Pescara, che continua ad attaccare una delle migliori partite giocate dalla formazione biancazzurra. C'è il primo giallo combinato a Dursi per un fallo commesso ai danni del regista della formazione, anzi del capitano se non vado errato, della formazione umbra, sì, Malaccari, classe 92, 7 stagioni nel Gubbio, primo giallo, sarà sanguinoso perché poi insomma ci sarà il secondo e l'espulsione a 15 minuti dall'epilogo, l'errore di Drudi che si fa male al polpaccio, stagione finita, il contropiede del Gubbio, un contropiede letale da Arena a Spalluto che incrocia, nulla da fare per Sorrentino, notte fonda all'Adriatico Giovanni Cordacchia, Pescara 0 Gubbio 2, il raddoppio di Spalluto ispirato magistralmente nella circostanza da Arena, classe 2000, l'errore di Drudi è evidente, poi si fa male, peccato, sfortunato, gli auguri di pronta guarigione a Mirko Drudi, problema al polpaccio, solito problema al polpaccio, evidentemente non era al top della condizione, Spalluto segna il suo 11° gol in questa stagione. Subito la reazione del Pescara, un'azione splendida, tutta in verticale, un tocco e via, la sponda di Cernigoi che ha giocato una grande partita, gran sinistro di Marco Pompetti che fredda il portiere avversario, il portiere ospite, lo spiazza Ghidotti 1-2, 43esimo minuto, un gol fondamentale, ancora Pescara che si ritrova a meraviglia, sinistro di Clemenza, il pallone che viene respinto ancora da Ghidotti, un Pescara che chiude in crescendo, ci sono anche circa 50 tifosi provenienti da Gubbio, 47esimo, siamo sempre nel primo tempo, il colpo di testa che viene tentato da Redolfi, Signorini, era Signorini uno dei due centrali della formazione di Vincenzo Torrente, la palla termina alta sopra la traversa della porta difesa da Sorrentino, 47esimo, il Pescara ancora in attacco, il tentativo di Pontisso, ci crede il Pescara, sta giocando un'ottima partita, una delle migliori versioni del Pescara di questa stagione, bello di notte potremmo dire così il Pescara, ottima questa sponda ancora una volta di Cernigoi per Clemenza che al volo colpisce
colpisce l'esterno della rete, 50° minuto, Pescara 1, Gubbio 2, ma attenzione alla formazione ospite con Dudu al volo, la palla tocca terra e poi si alza sopra la traversa della porta difesa da Sorrentino, schiaccia troppo la conclusione il giocatore italo-senegalese, poi ancora Cernigoi che si è fatto apprezzare tantissimo, qui c'era il calcio d'angolo, l'arbitro invece indica la rimessa dal fondo, 55°, tante le occasioni da gol create dal Pescara, una delle prove più convincenti, qui di spalla secondo noi, clemenza per Menusce, è entrato in corso d'opera, l'arbitro fischia il calcio di punizione per un presunto tocco col braccio di clemenza, insomma sembra più spalla, però i dubbi restano, il destro di Memushai ravvicinato che infila il portiere avversario, sempre 1-2, ma la Pescara continua ad attaccare a testa bassa ma con grande raziocinio, ci prova Memushai dalla distanza sul calcio franco, la palla termina distante rispetto al palo della porta difesa da Ghidotti, poi Dursi trova Pontisso, una meraviglia, un grandissimo gol, il primo con la maglia del Pescara in questa stagione per il classe 97, arrivato dal Vicenza, ci aveva provato in tante occasioni, aveva anche colpito diversi pali, gol annullati, insomma ha scelto probabilmente la serata più importante perché il Pescara riesce a riequilibrare le sorti del match, grande carattere, grande temperamento ma anche grande qualità di gioco, insomma destro con palla in buca d'angolo, poi ascolteremo anche il commento del tecnico Fabio Ferraresi, ex calciatore, perché questo è stato un gesto tecnico pregevole da parte di Pontisso, poi il secondo giallo per Eugenio Dursi, questa è un'ingenuità perché scaraventa il pallone lontano, l'arbitro aveva già fischiato, questo è il secondo giallo dopo la prima ammonizione combinata nel primo tempo dal direttore di gara, il signor Cascone della sezione di Nocera Inferiore, il Pescara in 10 uomini, 74°, 15 più recupero, però di fatto ci sarà solo un'occasione importante per il Gubbio, neanche tanta sofferenza, il disappunto di Eugenio Dursi che salterà sicuramente la prima gara dei playoff nazionali, eccolo qui il tiro, la conclusione di Arena, è l'unico vero pericolo creato dalla formazione umbra in superiorità numerica, il Pescara continua ad attaccare con clemenza che prova lo scavetto ma il portiere è ben piazzato, la palla termina distante dal palo destro della porta difesa da Ghidotti, 78° ora 82° nel corso di questa partita, sempre 2-2, fa sportellate Ferrari, una gran partita anche lui, è entrato in corso d'opera al posto di Cernigoi, la palla per Memushai che avrebbe potuto anche continuare la corsa in area, opta per la conclusione, bravo il portiere a disinnescare la minaccia e poi il tentativo di testa operato da Sarao, entrato in corso d'opera, uno degli attaccanti della formazione di Vincenzo Torrente, saranno 5 minuti di recupero, 95-14, non accadrà più nulla, triplice fischio del direttore di gara Cascone della sezione di Nocera Inferiore, finisce 2-2 il Pescara avanti, Pescara che accede alla fase nazionale dei playoff.